nasconde cocaina in macchina e rifiuta di sottoporsi al test antidroga, denunciato dai carabinieri di Nurago d'Erba, un 50enne comasco. L'uomo è stato fermato nell'ambito dei controlli straordinari per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga dei militari dell'arma della compagnia di Cantù. I carabinieri hanno controllato il 50enne a Inverigo. L'uomo si è rifiutato di fare il test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma hanno perquisito la sua auto e trovato dosi di cocaina. La droga è stata sequestrata. Il 50enne è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti, con ritiro immediato della patente di guida. La vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca. Segnalato per uso personale di droga invece un 38enne italiano residente in Svizzera. I carabinieri di Appiano Gentile lo hanno fermato per un controllo e sulla sua auto hanno scoperto e sequestrato dosi di cocaina. I carabinieri della compagnia di Cantù, stazione di Mozzate, hanno ricercato, rintracciato e arrestato un 45enne destinatario di un ordine di carcerazione. Deve scontare una pena di 6 anni per estorsione aggravata dall'uso delle armi, produzione, traffico e detenzione di droga, reati commessi nel 2018. È stato portato in carcere al Bassone.